Today we're here with Roberta, and Roberta is going to show us le ciambelline al vino. Ciambelline al vino, or how to make the wine cookies. Ciambelline al vino are the omnipresent Roman cookies. Essentially, they are small donuts, easy to make, with one of the key ingredients being wine. They are said to have originated in Castelli Romani, therefore the wine country near Rome. Allora, iniziamo con le ciambelline al vino, dette anche embriachelle. Iniziamo con il vino, prendiamo l'anice e mettiamo mezzo cucchiaio di anice all'interno del vino, ok? Quindi mettiamo a mollo nel vino l'anice. Per circa 15 minuti. Giriamo un pochino e lo lasciamo da una parte. Allora, adesso prendo la farina di tipo numero 1 e metto 320 grammi in una ciotola. Allora, mettiamo la farina dentro una ciotola e aggiungiamo lo zucchero. Quindi prendiamo lo zucchero, in questo caso utilizzo lo zucchero di canna bianco, ma potete utilizzare anche lo zucchero normale. E sono 90 grammi di zucchero. Allora, quindi aggiungo lo zucchero all'interno della farina. Poi prendo il lievito per dolci e ne metto sempre 5 grammi all'interno degli ingredienti. All'ultimo ingrediente un pizzico di sale all'impasto e poi mescoliamo. Prendiamo il cucchiaio, mescoliamo un pochino gli ingredienti secchi. Facciamo un buchetto al centro. E adesso possiamo aggiungere agli ingredienti secchi quelli liquidi, quindi l'olio. Io ho usato 100 ml di olio di girasole, però potete utilizzare anche l'olio extravergine d'oliva. Il gusto verrà un pochino più deciso, più forte. Aggiungo il vino o bianco o rosso con all'interno i semini d'anice. E poi inizio a mescolare. Amalgamiamo quindi l'impasto, lentamente uniamo la farina al liquido fino a che l'impasto non diventa denso. Una volta che l'impasto è diventato un po' denso, impastiamo con le mani. Okay, adesso spostiamo l'impasto sul piano di lavoro e continuiamo per qualche minuto ad impastare. Non c'è bisogno di impastare tanto, possiamo impastare anche 4-5 minuti. Ok, allora l'impasto è pronto. Adesso dobbiamo prendere circa 30 grammi di impasto. Quindi andiamo a pesare ogni ciambellina in modo che vengano tutte uguali. Ok, andiamo prima a lavorare un pochino con le mani e andiamo a creare dei filoncini lunghi circa 20 cm. Adesso uniamo le estremità in questo modo, andando un pochino ad insistere sulla parte terminale
e formiamo una ciambellina. Mettiamo un po' di zucchero all'interno di un piattino, prendiamo la ciambellina e la andiamo a passare nello zucchero solo da un lato. Dopodiché prendiamo sempre la ciambellina dalla parte senza zucchero, la adagiamo su una teglia con della carta da forno. Allora, adesso accendiamo il forno a 180 gradi per 25 minuti. Inforniamo le nostre ciambelline. If you like this video or even learn something new, why not hit the like button? Besides, I have more videos about Roman food and you can find the links in the description below. Also, to stay in the loop for more videos like this one, don't forget to subscribe. Allora, 25 minuti sono passati, quindi le ciambelline sono pronte e le andiamo a sfornare. Okay. These ciambelline can be enjoyed with coffee, but the traditional Roman way of enjoying these little guys is with wine.